È buio pesto, non si vede nulla. Buongiorno amici, io sono Papi. Samuele. Oggi giocheremo a Ok, Playmobil. con questa torcia maledetta. Ah, ma sono quella dell'altra volta quando sono andata a Roma. Vai, continuo. Sì, vado dall'altra Dove parte. partiamo? A Palermo. A Palermo, a Palermo, a Palermo. Dai ragazzi, mettiamoci in Che viaggio. ci fai tu? Il viaggio è lungo. Sono mezzanotte e la mezza. No, Partiamo di notte? ma è la mezza, io sto preparando tutto perché alle 5 dobbiamo stare sul traghetto. Cioè, no, alle 5 dobbiamo stare almeno al porto di Napoli perché noi abitiamo su una collina a Casoria, guarda, questa è casa nostra. Alla fine è minuscola. Qua abbiamo degli animali che dobbiamo ancora mettere. E qua abbiamo tutta la roba che mettiamo, quindi questo che è il tablet, che ora sono impostato su Maps perché sto vedendo quanto ci voleva. Qua ci mettiamo la nostra lattina di pomodoro. Qua metto la Coca-Cola per il gatto che era quella lì infinita. Qua metto un cannocchiale. Ce n'è un binocolo. Che cos'è il cannocchiale? Un binocolo. Un Cannocchiale qui c'è binocolo. un solo coso. Qua metto i sac due sacchi di soldi, un lingotto d'oro e 100 euro. Legge, Se non metti la luce sopra, ecco. legge. Eccolo qua. Si è chiuso. Comunque lasciamolo qua perché abbiamo chiuso il cancello, non può entrare nessuno. Va bene. Sono vietate le scale. Va bene. Io da mettere suona l'allarme. Comunque io sono un po' sveglio e è ancora la mezza, sono passati solo 2 minuti. Ho detto sono passati 2 minuti del video, sono passati veramente 2 minuti. Quindi? E quindi aspettiamo un po' di tempo e mi addormento, dai. Dammi un po'. Buonanotte. Buonanotte. Brindri, la sveglia, la sveglia, la Che sveglia. cos'è? Sono le 5, dai, è suonata la sveglia. Dobbiamo partire, dai, forza. Carichiamo Ok. la macchina. Sbrighiamoci. Ragazzi, dobbiamo partire. Dai, mettiamo la scatola in macchina. Pronta? Carica la macchina. Ok. Ok, ora sposto la macchina. Comunque, papà, noi ci dobbiamo andare con il traghetto a Palermo, non con l'aereo. Sai perché non con l'aereo? Perché ho letto la notifica che oggi, proprio alle 7, è rotta l'Etna e quindi sono stati vietati gli aeroporti perché se arriva troppo in alto una palla ci uccide, quindi dobbiamo venire forza col Che se è traghetto. rotta c'è il fumo, la polvere, quindi gli aerei non possono volare. Sì, come è successo con la Ustica. Cosa è successo a Ustica? Ma non mi ricordo. No, è stato un incidente che ancora non si è scoperto come è successo con l'incidente. Ah. Il mistero di Ustica. Comunque, ok, Google. Dimmi, portami al porto di Napoli. Ok, al porto di Napoli. Andiamo. Ci vorranno 20 minuti. Eccoci qua, questa è la nostra nave. Sì. Si Che nave è la Tirrenia? è fatto giorno? È Sì, la giorno? Tirrenia va. Ok, spegni la luce allora. No, vabbè, è fatto giorno. Ah, questa. Mettiamola qua. Allora, saliamo sulla nostra nave. Vieni, vieni, Dario. Mi sale da qui. Sono tutti e tre. Scendiamo. Come quando stavamo sulla nave, Sì. ti ricordi andavamo sempre in giro sul ponte, nei bar, nei ristoranti? Ma
Quando andavo proprio a Palermo. Noi infatti abbiamo fatto Papi Sam 1-8 quando sono a Palermo. Guarda, sono 3 3 3 3. Comunque, la nostra camera qui c'è il letto. Noi abbiamo fatto che abbiamo preso la cabina quando siamo andati a Palermo. Sì, eppure qua perché sennò che facevamo con una cosa a dormire tutto il tempo qua. Non sarebbe stata allucinante tutta la giornata senza cabina. E appunto. Comunque qui c'è il letto. E qui c'è sta il tavolo. Vedi? Comunque, aspettate che io vengo subito, devo parcheggiare la macchina. Un quadro a lui, va. Dove la posso mettere? Aspettate. Che è caduto tutto. Non cosa niente più. No, ok. Lo mettiamo qui allora. Tanto il letto si può spostare e il letto allora lo mettiamo qui. La macchina la mettiamo qui. Ok. Poi dobbiamo mettere i bagagli qui. Ora possiamo anche stenderci sul letto e aspettare che parta. Ma poi ti ricordi i suoi nomi? Dario, Lui come Fabio si chiama? e Dario, Fabio Questo come si chiama? e se Fabio. Lui? Questo è Dario, il gatto silvestro. Si vede il gatto silvestro. Come faccio a ricordarti tutti e Come si ricordavi? tre? Ta-dam! Ta-dam! Tra un minuto partiremo per la destinazione Napoli-Palermo. Un minuto è passato, pronti per andare in Sicilia. Si muove. Il tempo di tragitto saranno 10 ore e 35 minuti. Ok, ragazzi, noi ci addormentiamo, ci vediamo direttamente quando arriviamo a Palermo. Buongiorno, siamo quasi arrivati. A destinazione. Ora possiamo vedere qui. Per arrivare a Palermo ci vorranno 10 minuti. Buon tragitto. Ma siamo quasi arrivati, mamma mia. Sono passate 10 ore e mezza. Ta-da! Ta-da! Siamo arrivati a destinazione Palermo. Buon Bellissimo. viaggio. Grazie. Mettiamoci in macchina, cominciamo a prepararci che appena aprono il boccaporto noi scendiamo e ce ne scappiamo. Ok, sì. Sì, ma adesso quando siamo arrivati a Palermo, papà, ti ricordi? Ci siamo messi in macchina e siamo andati a Cioè, ma ti Mondello. ricordi quando stavamo a Palermo e stavamo cercando di vedere la Live Barbera? Comunque, ok, io prendo le valigie. Ok, c'è un aperto, possiamo andare. Mettiamo la valigia qua. Salite tutti. Ok, va. Sto un attimo levando delle cose dalla barca. Va. Il mio eroe Playmobil. Allora, siamo un attimo
prendendo l'energia, capito? Se no non si può muovere questa macchina. Ma questo non ce la faccio. Non capisco, non ce la faccio. Chi non ce la faccia? Sì, ce la fa, lo vedi, qua ci sono gli occhi. Eccoli, eccoli. Eravamo invisibili. Ok. Quindi? Allora vanno io. Andiamo al B&B, dai. Ta-da! Ta-da! Abbiamo visto una cosa. Vi siete dimenticati la Coca-Cola per il gatto. Dove sta? No! No, sbrigati, sbrigati, dove sarà? Sta qui. Dove sta allora? Ecco. No, è finita, è caduta tutta a terra. Ma non è possibile, quella non finiva mai. No, se cade è ovvio che il fischio dobbiamo mettere dentro. Sta qui! Ricarichiamolo, dai. Cioè, ma se cade a terra, tu basta che lo metti sopra e prende tutta quanta. Ok. Però è sempre infinita. Meno male. Andiamo, dobbiamo scegliere un hotel. Tada! Tada! Siamo pronti per la destinazione Palermo-Tunisi. Andiamo. Ok, vabbè, sì, qua stanno andando a Tunisi, stanno andando in Africa. Perché vanno a fare? Perché ne so, vabbè, porto i tagliati da Palermo che ti porterà a Tunisi. Vabbè, ma noi dobbiamo andare a Tunisi. No, noi dobbiamo andare via. Ok, torniamo, andiamo a Palermo, dai, ci scendiamo. Allora, va, siamo a Palermo. Andiamo a cercare il nostro B&B. Io vi... No, vai, già siamo in... Sì, in B&B. Come si chiama? Allora, si chiama... Ho visto... Dolce la... Palermo. No. Si chiamava Hotel San Paolo Palace. Va bene. È un hotel che ho visto che era molto bello. Quante stelle? Ovviamente era 4 stelle e mezzo. Bene. Però non è la vita reale, altro. Perché va, questo Hotel Palace esiste veramente, lo sapevi? No, non lo sapevo. Ma io nel gioco ovviamente ho inventato le stelle. Non so se veramente c'è 4 stelle e mezzo. Va bene. Poi facciamo sempre finta. Va bene, andiamo all'albergo, dai. Sì, qua stanno partendo per Tunisi, noi siamo arrivati. Meno ma... Allora abbiamo fatto pensione completa comunque. Ok. Quindi non andiamo ai ristoranti? Sì, no. Certe volte perché io so che qua vicino c'è stata una pizzeria. Non mi ricordo davvero come si chiama. Mica la pizzeria Bella Napoli? No. Ok. Se no stava a Napoli. Ok. Vabbè, se la pizzeria Bella Napoli sta in tutto il mondo. Non è vero, ma pizzeria Bella Napoli Freddi sta soltanto a Posillipo. Ma ci stanno un sacco di pizzerie che si chiamano Bella Napoli in giro per il mondo. No, ma la nostra pizzeria Bella Napoli Freddi. È la nostra Bella Napoli Freddi, ma tante si chiamano solo Bella Napoli e stanno in giro per il mondo. Veramente? E quando io facevo il militare alla Spezia c'era una pizzeria che si chiamava Bella Napoli vicino alla caserma. Pure quando stavo a Roma c'era un'altra pizzeria che si chiamava Bella Napoli. No, non è quella. Ti immagini veramente Bella Napoli? A Palermo mica ci sono Bella Napoli. Boh. Comunque, ecco qua il comandante. 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 No. Vabbè, sto qua. Però sto soffrendo, Perché? Non riesce a salire. Buonasera. Buonasera, allora noi... Abbiamo prenotato. Abbiamo prenotato. Ah, guarda, sta proprio qua l'insegna, guarda. Hotel San Paolo Palace Palermo Pa. Giusto. Buonasera. Qual è la nostra camera? Allora, la vostra camera è proprio quella di sopra, quindi sopra queste scale. Ok. Salite. Che numero è? La numero 5. Ok, saliamo. Bellissima. Molto bella. Lo devi dire, è arredato con gusto. C'è l'aria condizionata? Sì. La TV? La TV, sì. Il bagno in camera, ovviamente? Sì, sta qui il bagno. Ok, abbiamo tutto? Qui sta l'aria condizionata. Mm-hmm. E qui dietro sta la TV. Perfetto. Ok, io direi, perché non possiamo le valigie, ci andiamo a vedere qualche parte bella? Tipo, dove dobbiamo andare? Ma io, Andrea, lo sai, io sono un tifoso di calcio. Io so che oggi c'è un grande incontro. No, ma oggi... E sa, è venerdì e ci sta sabato Palermo-Milan. Noi siamo a 14 minuti e 40. Mi chiesto 14 minuti e 40? Allora va, stavo dicendo, scendiamo e andiamo a fare qualcosa. Per esempio, allora, dato che sono le 9, che dici che stasera al posto di mangiarsi
qualcosa che fanno loro, ci mangiamo una bella pizza. Va bene. Ok. Andiamo. Hai scelto già la pizzeria? Sì. Dove possiamo andare? Qui. Digliela a Google, dai. Portami a pizzeria più vicino. Ok. Ok, sto calcolando il tragitto. Mm-hmm. Ci ho portato in questa pizzeria che ci vuole addirittura 3 minuti. Boh, sta proprio vicino, andiamo a piedi. No, che ne fai? Vabbè. Sì, andiamo a piedi, eh. Andiamo a piedi, dai, che sono 3 minuti a piedi, è meglio, così non c'è più il problema della macchina. Quanto ci vuole a piedi? Sono 7 minuti. È meglio, così non c'è più il problema di parcheggiare la macchina, la lasciamo in albergo. Pup, 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 pup. Bella questa pizzeria. Speriamo che fanno una bella pizza. Buonasera. Buonasera. Possibile mangiare una pizza? Sì, questa sera ci stanno gli ultimi 5 posti. Noi siamo in 3, 2 più il gatto. Ok, il gatto lo prende gratis. Il bambino quanti anni c'ha? 9 anni. 9 anni, i bambini di 9 anni pagano 30 centesimi. Bene, pochissimo. E io adulto? E l'adulto 5 euro. Va bene, almeno i prezzi sono buoni, dai, molto popolari. Tieni. Ok, per favore, fateci 1, 2, 3 margherite allora. No, possiamo fare solo una margherita. E allora 3 margherite. Gli arrighiamo il valore, ma ce l'ha il gatto la cosa speciale che possono avere tutti gli animali? Che gli possiamo dare la mangiare? La Coca-Cola speciale. La Coca-Cola speciale, più che andiamo a mangiare invece della pizza un pesciolino. Un pesciolino? Il pesciolino l'abbiamo finito proprio oggi. Questo che cos'è? Questo è un pesce spada. Uno scuola martello, veramente. Uno scuola martello, volevo dire. Vabbè. Ok, stiamo andando a fare la pizza. Prego. Ma vuole il forno? Sì, per fare una pizza intera ci vuole la farina, sicuramente. Ok. Poi dobbiamo stenderla. Dobbiamo prendere anche l'olio. Eccola qui, papà, parla con loro. Ok. Ragazzi, allora ve le devo portare già tagliate o ve le lascio intere? Allora no, la fate gli pagliere e lasciate intere. Ok, tagliate voi? Che? Tagliate voi? Sì. Questo tavolo vi piace, va bene così? Sì. Ok. Aspettiamoci portate la pizza, così poi ce ne andiamo a casa a dormire, perché domani c'è un incontro importante. Domani c'è Palermo-Milan. E dobbiamo andare allo stadio. Perché ora questa è la penultima giornata di campionato. Il Milan sta a meno 10 del Napoli che prima, quindi ha già perso. Cioè adesso a meno 4, vuol dire, va. Mancano 2 giornate, quindi se il Milan pareggia o perde sta a rischio. Perché il Palermo in realtà sta 17esimo in classifica. Wow, quasi ultimo. Sì. Però c'è il nuovo Insigne loro. Chi ci sono quello che si può... Ovviamente la pizza costa 6,90 euro. Vabbè. Comunque, ma questa è la Coca-Cola per il gatto. Gli ha dato molta più energia. Pizza è pronta? Mettila nel cartone. Tirala con la pala. Oh. Non ci fare, non ce la fai restare. Io me la devo mangiare che tu l'hai fatta cadere a terra. Vabbè. Buon appetito. Piatto pulito. Buon appetito, piatto pulito. Allora, guardate. Qua c'è tutta roba purtroppo già esaurita. Io sono sazio, ragazzi, ho mangiato una pizza buonissima. Qui tra l'altro ci stanno... dei cornicioni che non avete mangiato. Ok. Mettiamo il coso qui. Chiediamo il conto e andiamo a pagare. Dai, così ce ne torniamo in camera. Comunque, con tutto quello che avete spiegato, fanno solo 10 euro. Ok, eccovi 10 euro e grazie. Prego. Ci rivedremo sicuramente un'altra di queste serie. Arrivederci, noi ce ne torniamo in albergo a piedi. Ok. 1, 2, 3, la Coca-Cola. Ci abbiamo anche qua il bicchiere, ci hanno fatto bere l'acqua. Torniamo in albergo. Io vado a dormire. Ok. Ok, dai, scarichiamo le valigie, spostiamo un po' la sedia a sdraio e mettiamole qui. La sedia a sdraio la mettiamo qui, perché tanto si può passare qui. Andiamo a dormire perché si è quasi fatta notte, tra poco suppongo che si spegneranno le luci. Pensavo la Coca-Cola sì. La mettiamo qui.
Fai spegnere le luci, dai, andiamo a dormire. Aspetta, se si spengono. Io comunque non lo so se quando si spengono le luci e se si spengono. Oh, buonanotte. Vai. Non si vede niente. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi è un giorno importante, oggi è sabato, oggi c'è un match che non possiamo perderci. Comunque siamo svegliati alle 10:30. Perciò prepariamoci presto presto e andiamo al Renzo Barbera, dove ci aspetta un incontro mozzafiato fra il Milan e il Palermo. Pronto? Ok. Eccolo qua. Eccolo! Il famoso stadio Renzo Barbera di Palermo. Guarda qua, sta scritto qualche parte. Qua. Eccolo qua, stadio Barbera Palermo. Magico. Dove ci mettiamo? Mettiamoci in tribuna. Qua sta la tribuna. Bravo. La partita è vincente, le squadre si affrontano così a viso aperto. Davvero un bel incontro. Il gatto della partita non gliene frega niente. Non è vero, se la vede bene. Quanto stiamo? Allora, vabbè, per iniziare la partita. Ok. Buonasera, buon pomeriggio da per Luigi Pardo e Daniela Diani. La telecronaca di questo match. Palermo-Milan. Ecco qua, il Palermo-Milan con la prima palla presa da Rafael Leao. Palla di Leao, che tira fuori da Leao! Ed è Rafael Leao per l'1-0 Milan! No, capperò! Leao è un super show al Barbera! 1-0 al quinto minuto! Ok. Aspetta. Giroud traversa! E poi la rete svince via un giocatore del Palermo. Al 35esimo il Milan ha avuto una grande occasione. Ok. Insigne! E c'è l'autogol di Olivier Giroud! 1-1 Palermo! Al quel minuto? 43. Al 43esimo, eravamo quasi entrati negli spogliatoi e Palermo pareggia con uno sciocco, una sciocca autorete di Olivier Giroud. Il recupero sarà di 2 minuti. Occhio a Giroud. Giroud dribbla tutto, lì per Leao! Palo! Oh, mamma mia, che fortuna! E rimessa con le mani. Cioè, rimessa con il portiere. Finisce il primo tempo, 1-1. È iniziato il secondo tempo con la prima palla del Palermo. Occhio lì a Hernández! La ripresa al Milan! 1-2! Super gol di Theo Hernández! Super dribbling! Ed è 2-1 per il Milan! Al 51esimo subito si riprende il Milan, 1-2. Sarà la rimessa laterale per il Milan. Va Hernández, Messias! Ed è Messias, 3-1 Milan. Al 73esimo. Perché non stai parlando mio papà? Sto guardando la partita, papà. Poi ci sarà la palla per Leao. Prende una grande palla in Leao e poi allora la palla può essere buona per Roberto Insigne, che prende il palo, Maignan, Insigne, e questo è il gol del Palermo, 3-2 all'89esimo. È quasi finita, ho poche speranze per il Palermo di riaguantare questa partita. Ribatte il Milan, palla a centrocampo, recupera. 90esimo. Vai. 95esimo con 7 di recupero. Ok, Palermo che l'area di rigore, giù. Mancano 2 minuti. Calcio di rigore. Mamma mia, chi lo tira? Lo tira il portiere del Palermo. Oh, dal dischetto, il portiere. Manca appena ultimo minuto. Breve
Rincorsa per il portiere del Palermo. Va destro fortissimo! Goal! E pareggio al Palermo! Goal! Da 1 a 3! A 3 a 3! Lo stadio trema! Fantastico! 3 a 3! Titolo di coda! Il Palermo pareggia contro il Milan 3 a 3! L'arbitro fischia la fine! Okay, dai, ora di tornare all'albergo, dai! Sai il Palermo che abbiamo trovato? Mm. Un mini zoo. Mm. Ci andiamo adesso perché mo sono le 3. Dove sta? No, andiamo un attimo a mangiare qua. Perché noi abbiamo detto pensione completa, quindi mangiamo qua. Vediamo questa cosa, mangiamo per cena e dopo ce ne andiamo. Il gatto mangia la sua Coca-Cola, che è diventata speciale per lui. Ok, dai, andiamo a vedere questo mini zoo. Se va 26 minuti, ma molto. Aspetta. Ma stai registrando? Sì, che sto registrando. Comunque stanno avendo il cibo. Eccolo qua, il cibo è pronto. Io ci hanno fatto gli spaghetti, ci hanno fatto la salsa. C'è un po' di pane con la salsa. Ok. Buono? Sì. Il gatto ha finito. Ci mettiamo pure questo qua, che pure questo qua è finito, opa! Mm. Pure questo è finito. Ok. Ok, io devo andare in bagno. Ok, andiamo a vedere il... Questo mini zoo è carino perché in realtà ho visto cani, gatti e coccodrilli. Dove si trova? Qua ci vogliono con la macchina 15 minuti. Ok. Eccoci arrivati. Questo vi spiegherà come si trattano gli animali. Si inizia con il mini coccodrillo. Si apre questa bocca, è andato coccodrillo. Si vede bene. Il coccodrillo è un animale delle paludi ed è molto aggressivo. Mm-mm. Allora, il coccodrillo è stato bello. La famiglia dei rettili. Sì, lo mettiamo qui dentro, si può anche acquistare se volete. Quanto costa? Costa 50 euro. Proprio per dargli da mangiare. No, beh, lui mangia da solo. È un carnivoro, gli dà qualcosa da mangiare. No, passa, poi qua dentro la carne è infinita. Ah, ok. Sì, ve lo possiamo anche comprare dopo. Mostriamo anche gli altri animali. Qua abbiamo un cane. Mm. E qua abbiamo un gatto. Mm. Vuoi comprare il coccodrillo oppure ce ne andiamo? No, andiamocene, dai, dove ce lo mettiamo? Non ci abbiamo dove metterlo. No, fuori casa ce abbiamo. Guarda, come ce lo portiamo a Napoli? Ok. Mettiamo qua. Posso un attimo solo qui. Dobbiamo andare a dormire, un altro giorno facciamo il continuo del viaggio di Palermo. No, no, ci andiamo a dormire e dopo dobbiamo andare a fare un altro viaggio. Andiamo o a Napoli o a Firenze o a Milano. Allora torniamo a letto, dai, salutiamo che nel prossimo viaggio li porteremo in giro per l'Italia i nostri amici, dai. Ok. Sali in auto? Salito? Sì. Allora, andiamo verso l'albergo e ce ne andiamo a Nanna. E mentre siamo li mette a letto, io comincio a salutarvi. No, ma aspetta, dobbiamo nel video, dobbiamo vedere come andiamo a Napoli. Quanto siamo? E vabbè. Mai più. Perché mai più? Pure non abbiamo fatto mezz'ora, va? No, no, l'avevo di sera, papà. Siamo fatto di sera. Vabbè. Ok, dai. Ti sta facendo notte? Sono le 9:30. Andiamo a letto. Buonanotte. Sì.
Che ore sono? Mi sono appena svegliato. Buongiorno ragazzi! Il grangione è arrivato, ce ne torniamo a casa. Torniamo a Napoli, è stato un viaggio bellissimo. Ci siamo molto divertiti, abbiamo visto dei posti meravigliosi, abbiamo visto il Barbera, lo zoo degli animali, abbiamo visto un sacco di posti di Palermo meravigliosi, ma adesso si è fatta ora di tornare a casa nostra a Napoli. Quindi carichiamo tutto. Carica le valigie. Ok, ho iniziato a mettervi in macchina. Nave dove caricheremo anche la macchina oltre a tutte le valigie. In qua siamo trovati veramente bene, te ci Benissimo, no, rivedremo molto bella. sicuramente. Ritorneremo sicuramente perché Palermo è meravigliosa come tutta la Sicilia. Qualche volta Sembra andremo molto anche uguale a negli altri Napoli. posti della Sicilia, ovviamente, però prenderò il bungalow a Nei Palermo, queste prossimi anni cose decideremo un altro posto sempre della Sicilia perché è tutta bella. là. Però Noi quest'anno senza siamo stati a niente, no. San Vito Lo Capo, a Cefalù, a Castellana del Golfo, a Castellaneta, come si chiama? Siamo stati a Mondello, a Capaci, abbiamo girato un po', è tutto bellissimo. A Sferracavallo siamo stati, Sfera cavallo solo passati perché siamo passati, non ci voglio Terrasini, andare. posti meravigliosi. Come si chiama quella provincia di Trapani? San Vito Lo Capo, No, quell'altra. Scopello. Scopello, lo dico. Scopello sarebbe vicino a Castellana del Golfo, come si chiamava? Se chiude non va bene, no? Dai, carica la macchina sulla nave e mentre ci facciamo il viaggio di ritorno vi salutiamo. Allora, guarda, Spero non aspetta, vi... Questo non è un addio, ma è un arrivederci. Un arrivederci al prossimo viaggio. Siete curiosi di sapere dove andremo? sì. Ve lo faremo sapere, viaggeremo per tutta l'Italia, vi faremo vedere qualche altro posto meraviglioso della nostra splendida Italia. Quindi se il video vi è piaciuto, Aspetta, ma non salutano ancora. Non Samuele. ho capito che siamo troppo tempo, ma siamo da attaccare. Il traghetto ci metterà circa 10 ore. Appena partiamo, mettiamo pause e cioè, ci sono gli utenti quando siamo arrivati. La partenza per Palermo sarà per 1 minuto. 1 minuto è passato, stiamo per partire per Palermo, per Napoli. La nave è partita e siamo arrivati nel porto di Napoli. Abbiamo fatto questa strada qui. Siamo partiti da qui, da Palermo. Abbiamo fatto tutto e siamo arrivati qui a Napoli. Nel frattempo ne a casa. Quindi scarichiamo la macchina, andiamo verso casa. Entriamo in macchina, Dario, Fabio e Silvestro. Stato un viaggio molto divertente, ma adesso dobbiamo subito stampare le fotografie che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un sacco di fotografie. Portiamoci anche la torcia. Metti anche la torcia. No, mettiamo qua. La foto per la copertina, quale mettiamo? La mettiamo dopo con qualche meraviglia che abbiamo visto. Ok. Casa. Allora, mettiamo un attimo queste valigie. Mettiamo ovviamente questo qua. Mettiamoci a letto dato che è notte. Dormiamo nel frattempo. Tu fai il saluto, fai un attimo mettere in casa la torcia qui. Questo sempre se vogliamo Ok vedere qualche ragazzi, animale se il e video vi è basta. piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale Sempre 096 e metteteci un bel like. Noi ce ne andiamo a letto perché siamo stanchi, il viaggio è stato lungo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Babi. Da Samuele. Ciao a tutti, ciao. Ciao.